Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Partiti. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Scelgo il grande Di Maria, un giocatore in grado di sfruttare lo spazio che gli viene concesso sul fronte offensivo per mettere in mostra tutte le sue straordinarie qualità. Io penso che proprio da lui verranno i suggerimenti più interessanti per gli attaccanti. Ma senza dubbio. Florenzi. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Brahim Diaz. Chi è? Krunic. Chi è? Scodella in avanti. Brahim Diaz. La gioca a sinistra. Tocco morbido. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Milik. Quadrato. La gioca sull'altra fascia. Rimessa con le mani. Tonali. Krunic. Hernandez. Rebic. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Szczęsny senza problemi. Palla che torna nella zona del portiere. Lancio lungo del portiere. Giroud. Passaggio sulla destra. Florenzi. Brahim Diaz. Brahim Diaz allarga il gioco sulle fasce. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Quadrado. Cambia gioco. Riceve dall'altra parte del campo. Alessandro, palla lunga a cercare il reparto offensivo. Cerca il passaggio profondo. Crossbow si lancia, para con grande sicurezza. Salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione.
Rabiot, Locatelli, Alessandro, la mette sulla sinistra, allontana il pericolo, Locatelli riconquista la palla, Kostic, ottimo il fraseggio, Alessandro, ottimo passaggio, Locatelli, grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Vogliono metterci tanta intensità sin dall'inizio, si spingono in avanti e vogliono il pallino del gioco. Milik allarga il gioco a destra, ecco Cuadrado, Di Maria ribalta il gioco sull'altra fascia, il Milan sta mettendo gli avversari in difficoltà, vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Rabiot, la Juventus si affida parecchio al gioco aereo, cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Bonucci, Di Maria, la gioca lunga sulla fascia opposta. Il Milan finora non ha mai tirato in porta. Rabiot allarga il gioco con palloni a sinistra. Milik, Cuadrado, arriva il cross di Cuadrado, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, gioca con un pallone lungo, ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Alessandro, Kostic, Alessandro prova immediatamente in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Brahim Diaz, il portiere la calcia lontano, il Milan cerca spazio per affondare sulla destra, Brahim Diaz cerca di sfruttare gli spazi laterali, scatta verso il pallone, la allontana con forza, il Milan al calcio di punizione. Un'esecuzione perfetta, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva.
si ricomincia dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Rabiot. Milik. A sinistra con il passaggio. Mostrano un buon controllo del gioco. La butta in mezzo. Mette fuori il pallone. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Kostic riceve in posizione interessante. Può metterla in mezzo. Cross verso il centro dell'area. Può colpire. Hanno già riconquistato palla. Kostic raccoglie un passaggio dalle retrovie. Giroud alla peggio nello scontro di forza. Kostic scatta verso il pallone. C'è il dai e vai. L'avversario ha avuto la meglio. Di testa di nuovo lui e la difesa non si fa cogliere impreparata. Alessandro, ottima calcio di punizione per la Juventus. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Florenzi. Mezz'ora di gioco già in archivio. Un solo gol a referto, fino ad ora cancella il punteggio e quindi di 1-0. Bonucci. Rabiot. Kostic recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. C'è la palla lunga in avanti. Vlahovic filtra la palla in profondità. Ottima giocata. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Locatelli. Alessandro. Alessandro spazza via senza fronzoli. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si libera della palla ed evita complicazioni. Dunque, rimessa laterale. Altro fallo laterale. Rebic riesce ad intercettare. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. È un'occasione. Parata di Szczęsny. Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione.
ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Rabiot. Kostic. Numero Alessandro. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Pallone in mezzo. Bell'intervento difensivo. Rabiot di forza. Rabiot. Elegante. Deve buttare dentro un cross. Prova la giocata di Fino. Palla verso il centro dell'area. Brahim Diaz. C'è Giroud. Prova a lanciare il compagno. Vediamo se può capitalizzare. Si libera alla grande. Giroud. Conclusione. Parata di Szczęsny. Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Libera tempestivamente. E sarà rimessa con le mani. E la difesa se la cava con grande mestiere. Rebic colpisce. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Hernandez. Chi è? Krunic. Apertura ben calibrata. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Locatelli. Tocco morbido. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Quadrado. Ribalta il gioco sull'altra corsia. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Scatta verso il pallone. Intervento a liberare. E c'è una palla filtrata. Prova ad andare via con eleganza. E perde il duello fisico con l'avversario. Il Milan al calcio di punizione. Brahim Diaz. Tonali. Krunic. Tonali. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Pallone alto nello spazio. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo il primo tempo. Comincia la seconda frazione di gara. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Kostic ha spazio per affondare. Libera al momento giusto. Giroud. Giroud.
Florenzi. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Tonali. Tonali. Il suo pallone è morbido. Bel gesto tecnico. Pallone rasoterra in area. Locatelli. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tonali. Brahim Diaz. Lungo passaggio in avanti. Florenzi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Alexandro. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cuadrado. Decide di spedirla dall'altro lato. Pallone lungo in verticale. Rabiot. Brahim Diaz. Tonali. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Palla intercettata. Cuadrado. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Decide di cambiare fascia. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Si fa trovare pronto e intercetta la rimessa. Rebic. Non riesce a mantenere il possesso. Locatelli. Decidono di giocarla all'indietro. Appoggia il pallone largo con eleganza. Kostic. Buon lancio. Vlahovic. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. No, niente, è finito il fuorigioco. L'estremo difensore la calcia lunga. Prova la soluzione in fascia. Di Maria. Decide di sfruttare la fascia. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Ottimo dribbling. Rabiot. Bel pallone. Se la cava la difesa, allontana la palla. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. Decide di non rischiare. Rabiot. Pogba. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Scodella in avanti. Pogba riconquista la palla. Provano a ripartire da dietro.
cambia gioco. C'è la palla lunga in avanti. Rebic. Differenza minima tra le due compagini, un'occasione potrebbe cambiare tutto. Bella palla ad allargare il gioco. Sbroglia la situazione. Krunic. Riceve una, qui deve tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Occhio al traversone. E trova bene il compagno. Calcio di punizione per la Juventus. Il portiere la spedisce su. Krunic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Chi è? Lungo passaggio in avanti. Hernandez. Krunic. Tonali. La gioca sulla destra. Errore qui, pallone sprecato. Locatelli. Sicuri in fase di palleggio. Alexandre. È in ottima posizione. E guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Proprio così. Lancio lungo del portiere. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova con la palla lunga. Krunic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Locatelli. Rebic. Riceve la palla. Pallone lungo in verticale. Non può sbagliare, può provare. Bel tiro, ma sul portiere. Probabilmente aveva mirato all'angolino, ma non è riuscito a metterla lì. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Alessandro. Lotta a perdere equilibrio. Alla peggio nello scontro di forza. Di Maria decide di spedirla dall'altro lato. Locatelli. Pogba. Locatelli. Calcio di punizione per la Juventus. Il portiere dice di no. Una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata.
Decidono di giocarla all'indietro. Locatelli la mette sulla fascia. La Juventus ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Di Maria. Cuadrado. Pogba prova. Giroud. Brahim Diaz prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco il traversone. Gran colpo di testa. Gol! Non sbaglia. E questo può essere un passo decisivo verso la vittoria. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. C'è la palla lunga in avanti. Florenzi con l'intercetto. Kostic. Alessandro. Se ne va. Cross verso il centro dell'area. È attento e allontana senza problemi. Calcio d'angolo battuto corto. Decide di non rischiare. Può cercare il taglio in mezzo. Ecco un altro cross. E va a colpire di testa. Grande occasione sprecata. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. Cuadrado. Vlahovic. Vlahovic! La sfera entra in porta. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Hernandez. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Alessandro. La difesa fa il suo, allontana la palla. Di Maria con il fallo.
Il portiere la calcia lontano. Alessandro. Bonucci. Alessandro prova a innescare un'azione offensiva. Brahim Diaz. Tonali. È davvero una bella serie di passaggi questa. Vuole sfruttare lo scatto. Ecco Florenzi. Cerca il numero. Può crossare in area. Brahim Diaz. Giroud. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Florenzi, di forza. Chi è? Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. L'estremo difensore la calcia lunga. Pogba. Cuadrado. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Locatelli. Può essere la loro ultima azione d'attacco. La mette sulla sinistra. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Hernandez. La gioca a sinistra. Brahim Diaz. C'è Giroud. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Rabiot. Locatelli. Rebic. Rebic. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Rabiot. Grande movimento nello spazio. Ottima giocata. Potrebbe essere l'ultima chance. Da lì può segnare. La mette sulla sinistra. La gioca in area. Corner, forse ultima occasione. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro a quanto vuole. Sceglie di battere corto. Alessandro. Di Maria riceve in posizione interessante. Tenta di allontanare il pallone. Ibrahimovic. Tonali. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Le vittorie sono tutte importanti, Fabio. Creano mentalità all'interno dello spogliatoio e danno quella struttura alla squadra per poter alzare sempre l'asticella degli obiettivi. Solo pochi